un sensore. Soffro di claustrofobia, soffro di claustrofobia. Anzio, apri, anzio, apri. Martina, ma che hai fatto, Martina? Mamma, una pozzetta. La situazione è alquanto grave, ragazzi, non sto scherzando. Ciao, Borisci, io sono Mattia Missi. E io sono mamma T. Ed insieme siamo la famiglia Missi. Cuoricini, Martina è appena uscita da scuola e adesso a piedi andremo a casa della nonna che abita qui vicino. Ok, quindi seguiteci, mettete tanti like a questo video e restate con noi. Amore, cosa hai fatto oggi a scuola? Ho studiato. Beh sì, la scuola che si può fare, si studia, logicamente. Ragazzi, finalmente sono arrivate le belle giornate e fra poco andremo a fare qualche bel video in spiaggia. Uisci, non vedo l'ora che arriva l'estate, c'è troppo caldo. Eh sì, è vero, c'è molto caldo e per questo Martina, siccome sono molto stanca, direi che per salire a casa della nonna prendiamo l'ascensore. No mamma, le scale! No Martina, io sono stanca che ho fatto la strada a piedi, c'è caldissimo, prendiamo l'ascensore. Martina, aspetta! È troppo veloce. Allora cuoricini, ci troviamo dentro il garage, ok? E qui c'è una porta che adesso mamma ti aprirà con la sua chiave che ci conduce all'ascensore. Allora apriamo la porta, sperando che io non abbia sbagliato chiave. Sì, è questa qui, l'ho trovata. Allora apriamo la porta. Vieni Martina, entra da questa parte che dobbiamo adesso chiamare l'ascensore. A me gli ascensori non piacciono molto, salgo sopra da sola. No, non te ne parla proprio, ma qual è il motivo che non ti piacciono gli ascensori? Martina, vieni, Martina, scendi subito! Ok? Mamma, c'è troppo caldo, l'ascensore lascia. E adesso programmeremo un ascensore con l'aria condizionata per Martina Missi. Andiamo, Martina, basta, ok? Devi scendere, basta, dobbiamo salire con l'ascensore. Ma non è un mio! Mamma, cosa è successo? Ho sentito cielo! Si è bloccato l'ascensore! Oh no, si è bloccato l'ascensore! Soffro di claustrofobia! Mamma, stai calma. No. Sono riparto, ragazzi. Io lo sapevo. Che sapevi? Perché così, Johnny, questo ascensore si è guastato. Ma come si è guastato? E me lo stai dicendo solo ora, Martina, che si è guastato? Ah, Martina, ma se tu me l'avessi detto prima che la motivazione era questa, io non avrei preso l'ascensore. E adesso chi ci viene ad aprire qui? Oh, se è troppo caldo, ragazzi, ho paura. No, ragazzi, io mi sto spaventando sul serio. Martina, cosa facciamo? Suoniamo l'allarme. Sì, mamma, sì, dobbiamo suonare l'allarme. Vediamo se ci aprirà qualcuno, ragazzi. Apriteci, ragazzi. No, io ho paura a stare qua dentro. Mi sto sentendo male! Mamma, ti soffio! Oh, non c'è campo! Dentro l'ascensore! Non prende il cellulare! Mamma, io non sto respirando più! E che facciamo? Aspetta, intanto sbracciamoci! E che dobbiamo fare? Ragazzi, mi sa che ci finirà a passare il pranzo qui e la notte qui! Mamma, che cosa dici? E che cosa dico? Va bene, mamma di, stai calma. Non puoi farti prendere dal panico. E adesso io devo trovare il modo di uscire da questo ascensore. Allora, devo riuscire ad aprirlo. Non si apre, aprite. Niente da fare, non si apre.
io una volta ho visto in un film che arrampicandosi sul tetto si può aprire la botola e fare un buco e scavalcare una fessura che passa dall'ascensore e riuscire a uscire fuori. Mamma, ti sei vista troppi film. Non c'è manco la botola, guarda. Oh, è vero, è vero. Quelli sono solo film. Nella vita reale dobbiamo stare per sempre chiusi qua, fino a quando qualcuno non ci salva. Martina, mi sa che hai ragione. Adesso riprovo a premere il pulsante. Premo io, mamma. Niente. Mamma. Niente, premo io. Brutto ascensore. Va bene. No, ragazzi. Martina. Martina, ma che hai fatto, Martina? Mamma, una pozzetta. Va bene, mamma ti... Ragazzi. Allora, la situazione è alquanto grave, ragazzi, non sto scherzando. Siamo veramente rimaste chiuse, ok? Io l'unica cosa che posso fare a questo punto è mantenere la calma e aspettare che qualcuno ci veda qui dentro e magari chiami i pompieri, non lo so, qualcuno per farci uscire da qua. Aspetta, oppure mi è venuta un'altra idea. Voi ci scrivete nei commenti che siamo rimasti chiusi, così papà sta a legge e viene subito qua a salvarci. Brava Martina Missi, questa è un'idea strepitosa. Ma sei un genio, come ho fatto una figlia così, ma chissà da chi avrà preso con le sue genialità. Scrivetelo nei commenti, mamma di e Martina Missi sono nell'ascensore, così papà Salvo quando vede questo video ci viene subito a salvare. E va bene, aspettiamo 5 minuti, voi nel frattempo scrivete, noi aspettiamo 5 minuti, vediamo se qualcuno ci viene a salvare. Intanto a casa dei nonni. Nonna Claudia, sì. Ma come mai ancora mamma T e Martina Missi non sono saliti? Ma come non sono saliti? Vedi un po', no? Vai a cercare. Vai. Ora vedo, vediamo se sono nel pianerottolo. Vai. Come è andata a finire mamma T, vediamo. Andiamo a scendere. È rosso, come mai? Sta salendo forse? Ma non arriva la scienza. Ma chi si è bloccato, vediamo? Ti prego, ti prego.